dei temi che a me sta sempre a cuore è quello diciamo, dell'igiene orale. Ne ho parlato tante volte, soprattutto per l'importanza del sorriso, perché una bocca sana è una bocca che si sorride con più facilità. Però questa volta non voglio parlare dell'aspetto estetico, voglio parlare della salute dell'organismo. Mi ha fatto molto riflettere questa vicenda delle mascherine e del Covid-19. Perché? Perché abbiamo visto che in realtà noi, attraverso la protezione diciamo, dell'apparato respiratorio, quindi della bocca soprattutto, abbiamo in realtà tutelato la salute del nostro corpo. Questo è il significato della mascherina. E mi è venuto quindi di pensare. Ma in realtà la bocca diventa un veicolo purtroppo molto spesso, anche a parte il Covid-19, per tante altre, diciamo, malattie quando una bocca non è sana. E allora ho invitato il dottor Matteo Consalvo, medico dentista, per chiedere esattamente questo. Qual è la funzione dell'igiene orale, della cura della bocca? Non è quindi soltanto un discorso estetico, è un discorso anche di protezione degli organi interni. Assolutamente sì, l'estetica è importante, ma io penso che la salute sia ancora più importante. E quindi noi dobbiamo far sì che la nostra bocca sia una bocca con un basso numero di batteri. Pensate che noi nella nostra bocca albergano circa 900 specie di batteri. Quindi noi e con l'intervento in studio e soprattutto con l'igiene domiciliare, noi dobbiamo puntare, dobbiamo mirare a mantenere basso questo numero di batteri. Perché? Perché i batteri che noi abbiamo in bocca fondamentalmente hanno tre organi bersaglio importantissimi, che sono il cuore, i reni e le articolazioni. Quindi è importante, ma direi proprio importantissimo, fare delle igieni mirate in studio. Anche io suggerisco con queste nuove metodiche, che non sono più invasive come una volta, sono molto confortevoli e non danneggiano l'anatomia e gengivale e l'anatomia dello Dello smalto, che è smalto. fondamentale, che è importantissimo. E poi chiaramente quello che noi andiamo a fare in studio, il paziente lo deve mantenere a casa, come con spazzolino elettrico, fino interdentale e dove ce n'è bisogno, scovolini. Proprio questo perché? Perché dobbiamo tenere basso il numero di batteri, perché altrimenti si rischiano innanzitutto patologie a livello del cavo orale, ma patologie ben più importanti a livello sistemico, quindi Questi organi esatto, bersaglio, quindi cuore, cuore, reni, reni ed articolazioni. che Si sono. possono avere endocarditi, pielonefriti, malattie articolari acute, quindi noi dobbiamo badare a mantenere basso il numero di batteri. Senta, mi risulta però che proprio a causa diciamo, della paura innegabile che abbiamo tutti noi a frequentare qualunque tipo di studio medico, in particolare posso immaginare uno studio medico dove uno deve stare con la bocca aperta quando tutti ci dicono di tenerla ben chiusa e ben protetta. Ecco, come lo state vivendo voi questo momento? E purtroppo sì, diciamo in questo periodo, diciamo, sfortunato per la nostra esistenza, non solo in campo odontoiatrico, ma in campo medico, la prevenzione viene molto penalizzata. In campo odontoiatrico altrettanto, però noi dobbiamo pensare ad una cosa importante. Noi dentisti siamo a contatto con tanti virus, quindi per noi avere virus che girano, che possono girare nello studio, non è una novità. Noi Quindi siamo a siete super esatto, protetti. siamo, lo eravamo super protetti, ora lo siamo ancora di più. Come? Adottando delle misure di prevenzione, ovvero sia noi facciamo sempre un triage telefonico per sentire se il paziente può avere una sintomatologia che possa essere ascrivibile al Covid e quindi si evita di farlo entrare in studio. Quando entra in studio si prende la temperatura, si evitano assembramenti in sala d'attesa, bisogna arieggiare bene gli ambienti operatori e non, e bisogna andare a detergere tutte le superfici tra un paziente e l'altro con sostanze alcoliche, proprio per andare a Diciamo. denaturare la proteina del virus, e quindi è fondamentale fare la Sì, prevenzione. questo guardi in tutti i settori, io devo dire che è stato veramente il messaggio che abbiamo cercato di dare. Addirittura sono state saltate le sedute di chemioterapia. Ecco, questo è un messaggio molto importante.
il discorso della bocca, al di là del lato estetico, abbiamo capito che è una questione di salute, quindi non trascuriamo quelle norme fondamentali di prevenzione che possono davvero creare problemi a livello cardiaco, a livello renale, pensate quanto è importante, e anche a livello articolare. Non dimentichiamo che i dolori articolari sono uno dei problemi più diffusi che stiamo vivendo in questo momento. Ringrazio molto il dottor Consalvo e mi raccomando, curiamo la nostra igiene orale.